In questo video ti presento i miei tre germogliatori. Allora, iniziamo dal primo che ti avevo già presentato in un video amatoriale di un paio d'anni fa, che se guardi bene realmente non avevo ancora imparato a fare i germogli. Questo qui è in terracotta, è della Geo, quindi commercializzato da Bavicchi, Perugia. E lo puoi trovare nei negozi biologici più o meno sui 30-32 euro. Molto bello, se ti cade è rovinato e alla fine è un prodotto molto molto sano perché ha anche questi sfoghi, ok? Hai la possibilità, ormai è annerito perché lo uso da ormai 3 anni, credo, anche di più forse. E questo qui è molto bello perché puoi far sì che il seme traspiri, ok? Ha più livelli, l'ultimo è una vaschetta, è un contenitore per l'acqua, è l'unica non forata, tutti gli altri hanno i fori. Cos'è che sbagliavo io nel tempo? Che la mettevo chiusa, chiusa, non passa, chiusi? Non passa l'aria, quindi la funzione notte praticamente non ti serve. Vedi? Devi girarli in modo tale che passi l'aria. Se non passa l'aria, è molto più facile creare che si verifichino, che si formino le muffe, ok? Oppure che marcisca. Muffe e il marciume sono la morte dei germogli. Guarda che passi avanti ho fatto. Questo è il mio ultimo raccolto di germogli. Come vedi è molto abbondante, ok? Questi hanno 5 giorni, credo, 5, 6. Domani sono anche pronti da mangiare, sarebbero anche adesso. Ho messo daikon, fagiolo mungo e erba medica. Come vedi, il raccolto è molto buono. C'è sempre sotto una. Guarda, te lo mostro su un altro piatto. C'è sempre una zigrinatura, quindi si può avere il passaggio d'aria. Come vedi, si appoggiano i semi qua e scolano. Ok, quindi. Per far sì che non ammuffiscano, sempre la stessa cosa di questo, il principio è lo stesso. Questo è in plastica, mi piace un po' di meno, sinceramente, perché a me la plastica non piace, però il risultato, come vedi, è molto buono, molto abbondante, non c'è marciume, non ci sono semi che non nascono. Ovviamente devi avere un prodotto buono, ok? Devi spendere qualche soldo in più perché ci sono dei semi scadenti. Non andare a risparmio nei germogli perché non ottieni praticamente niente. Per carità, anch'io ogni tanto faccio qualche esperimento, a volte riescono, a volte no. Questo viene attorno ai 20 euro, qualcosa più, qualcosa meno, dipende dalla marca. Questo è Geo. Adesso ne ha fatto un nuovo modello un po' più chiaro, credo sia differente anche la reazione, l'ho visto al Sana qualche giorno fa alla Fiera Internazionale del Biologico, non ne so molto sinceramente. Questo invece è quello più economico dei tre, che è in vetro con una retina, quindi lo metti a testa in giù, vedi? Lo riempi di semi, lo metti a testa in giù. E poi ti spiegherò in un video successivo come puoi ottenere un raccolto così. Anche qui hai un raccolto veramente molto abbondante, come puoi vedere. Il vaso è pieno e anche questi, siccome li ho piantati, li ho messi lo stesso giorno a dimora nel vaso, ancora 4-5 giorni fa, sono pronti, domani saranno già pronti. Poi loro continuano a crescere, se vuoi metterli in frigo, se vuoi tenerli fuori, io il frigo non ce l'ho, quindi li lascio qua e li consumo anche in fretta. Puoi anche spadellarli se vuoi. Questi sono i semi, fagiolo mungo, quello verde, quelli più piccolini sono erba medica o alfalfa e quelli marroncini sono
l'altro è il daikon. Se non sai cos'è il daikon, te lo mostro subito, che casualmente ce l'ho, lo prendo raramente. Questo è un piccolo daikon, eccolo qua, vedi in grandezza rispetto alla mia mano. Di solito i daikon sono 4-5 volte tanto e non costa moltissimo, trovi nei negozi biologici. Non ha un particolare gusto, è un ravanellone non molto piccante a differenza del ravanello. Ecco qua, io ti dico che sto usando semi della Geo, quindi bavicchi di Perugia, e sono molto buoni. Questa è una combinazione di sementi che a tutti germinano praticamente tutti assieme. È importante perché altrimenti hai dei semi che non spuntano, dei semi già pronti da raccogliere. Questo è il primo video, nel secondo ti spiego altre cose. Forse non ti ho detto che questo terzo germogliatore costa attorno ai 10-12 euro. È molto bello perché comunque sia è semplice, puoi fartelo anche da solo se sei un piccolo MacGyver, e alla fine è molto semplice. Ce ne sarebbe un altro tipo molto comune, che è di stoffa, okay? Quindi lino o fibra di canapa. Io avevo anche quello, non lo trovo più. Funziona in modo un po' differente comunque, però adesso io ti mostro questi.